I can see my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been buonasera come stiamo andiamo miei piccoli dolci casi umani pieni di problemi psicologici senza né speranza né futuro tutto bene <ride> c'è grazie per i 10 ma di no, no. Grazie, mille. <ride> tep, grazie mille per i 22 come sempre saluta mi allora eh, papere siamo pronti per la serata stasera è domenica la sera è la serata del relax del riposo quindi stasera non facciamo niente, ci fissiamo negli occhi e contempliamo la caducità dell'esistenza. Valentin, grazie per i 18. Mirko, grazie per i 7, grazie per i sub. Tini, Rubicone, grazie per il sotto la sub. E mi sembra la cosa più ideale da fare, non mi sembra assolutamente sensato fare qualcosa. Tanto voglio dire, qui stiamo a preoccuparci di fare continuamente del content, dell'intrattenimento. Ma che cazzo ce ne frega a noi? Io voglio fare il disoccupato mantenuto dal reddito di cittadinanza. Ma vaffanculo. Allora, pap. Allora, papere. Sì, stasera abbiamo il Reddit, è uscito il video di Tener, quindi questo ce lo vediamo, anche Beh. perché mi incroci su un sacco di Buonasera Andre, come la va? Bene. Tutto bene? Ma sì, Io dai. oggi sono andato a donare il sangue. Hai fatto Dalle mansi. analisi risulta che ho ancora l'emoglobina bassa. Mm. Dovrei iniziare a prendere qualche integratore per il ferro. Ba ci sta, o ciucci delle barre di ferro in giro, o prendi gli integratori, o ti alcolizzi, così nel dubbio il tuo sangue non è più idoneo a essere donato. E siamo a posto così, scuse. Volevo dire, quanti, quanti problemi. <ride> Renditi non idonei e se sei già a posto così. Allora, grazie perci. Allora, per adesso vediamo un attimo che cazzo è questo video qua. Perché mi ricordo di sta tizia malata mentale. Quello che mi ricordo è che cazzo è che aveva fatto esattamente. Deidra, grazie per il 25. Ah, ma, dì, no. Il volume sarà sempre timpani. Marco ecco, aveva un canale YouTube con e oltre finora. 2 milioni di iscritti in cui mostrava la sua famiglia e come educava i suoi figli e appena stata arrestata perché trattava i suoi figli in modo orribile nei video, fino al punto che uno di loro è addirittura scappato di casa dalla finestra per chiedere aiuto ai vicini. E... <ride> cazzo di scena è eh? trovi in evidente stato di malnutrizione e con dei segni come Stefano se l'avessero legato con la malattino. corda sembra la scena di un film dell'orrore si sì, è abbastanza sembra la descrizione il trailer del nuovo non aprita quella porta è tutto vero e nell'ultimo periodo sempre più family channel canali di questo tipo con dei genitori che mostrano le loro famiglie e i loro figli stanno venendo smascherati per essere dei genitori orribili ma non dovete mostrare le vostre famiglie come educati i vostri figli perché di base la metà di voi verrebbe arrestata cioè se i nostri genitori avessero mostrato al pubblico come ci educavano ma la metà dei nostri genitori sarebbero già in galera cioè voglio dire non è che non è che al giorno d'oggi i genitori sono peggio di quelli di ieri è solo che quelli di ieri non facevano vedere agli altri come si trattavano e tutto qua voglio, immaginati 40 anni fa immaginati i nostri nonni se avessero mostrato come educavano i nostri genitori sarebbero tutti quanti richiusi con l'ergastolo perché cioè, i nostri nonni i genitori cazzo li picchiavano con la cinghia Porca troia, se fosse diventato pubblico una roba del genere, il genitore sarebbe già finito in galè. È solo che non dovete mostrarli perché fate schifo come genitori, ma non, non tutti, eh, però. Un, un buon 99.9 periodico di voi fa schifo come genitore, quindi non deve freddere agli altri. <ride> Non, non, non dovreste farlo vedere, capito? Tutto lì il discorso. Eh. Sapete quanti cibi scaduti nostra madre si ha fatto mangiare? Avete idea di quante cotolette sono volate per terra e si sono cosparse di bacilli infettivi e peli di cane? E nostra madre, per non bruttarla via, la sciacquata sotto al rubinetto non levando nulla, rimettendola a friggere. Noi ci siamo mangiati peli di gatto fritti. Qu -qu quante volte abbiamo rischiato a livello di salute? <ride> <ride> o fisico cioè quindi no, 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 no non dovete far vedere agli altri che sfruttano i loro figli per le views in alcuni casi come questo che vedremo addirittura li maltrattano e personalmente sono abbastanza fiero di dire che anche in tempi non sospetti questo tipo di canali non mi è mai piaciuto per niente Ma guarda, ciao Andre che... ti volevo dire che grazie a te quando avevi detto che lamentarti non serve a niente e che bisogna fare qualcosa infatti io avevo lasciato la scuola a 16 anni e andare a lavorare e adesso ricomincio andando al serale, bene. Bonatino, sono contento. Dai, allora ti benedico e buon diploma. Naturalmente, nel futuro. Grazie mille, benicire. Ragazzi, anche perché secondo voi la regola dei 4 secondi che un cibo è caduto per terra in 4 secondi ed è ancora mangiabile? Chi l'ha inventata? La siamo stati noi? No, questa regola esisteva già e chi l'ha inventata? Quegli stronzi dei nostri genitori. Perché non volevan buttare via un cazzo e ci facevano mangiare la roba col colera sopra! E sono inventate che raccogli un cibo caduto nella merda di cane, ci soffi ed è perfettamente igienico! Quei maledetti stronzi che ci hanno causato malattie infettive in te! Perché da bambina avevano sempre la diarrea? Eh? Perché da bambini avevano sempre la diarrea e il cagozzo del vomito? Perché avevamo il sistema immunitario deficitato? No! Perché quegli stronzi ci davano da mangiare il cibo con sopra il vaiolo. Ecco perché. E poi si inventavano che noi avevamo un sistema immunitario compromesso. Il loro cervello era compromesso. Ma non è neanche colpa loro perché avendo avuto genitori peggiori, quindi non è che... Mi ha sempre fatto una brutta impressione. Questo non vuol dire che tutti i canali di genitori che mostrano le loro famiglie siano dei pazzi che maltrattano i figli, chiaramente no. Ma per molti di loro, soprattutto quando cominciano a fare tanti views con i loro figli, diventano praticamente una macchina da soldi. E se i genitori non hanno, diciamo, dei valori morali molto alti, allora metti a sfruttare la cosa il più possibile per il massimo guadagno Quali un attimo. Anche se questo vuol dire maltrattare a tutti gli effetti i tuoi figli. E ne abbiamo visti anche su questo canale un paio di casi di genitori che si comportano in questo modo. Ma la madre che vedremo oggi: Ti faccio un quizzettino. Vai, sono pronto! Quizzettino, qual quali sono le aziende che sono cresciute di più in Italia negli ultimi anni Pornhub e senza ombra di dubbio, la peggiore di tutte quelle che abbia mai visto qui su YouTube e in mm. generale sui social. Le cose che faceva i suoi figli sono disgustose e eh, non, non ci me sono me altri ricordo modi più modi per descriverle. Quindi oggi andremo a scoprire la verità e cosa succedeva in questo family channel con oltre 2 milioni di iscritti e ciò che ha portato all'arresto di questa donna. Ma prima, se non siete mm -hmm. ancora iscritti, è il momento giusto di farlo. Esatto, se non avete ancora la sub, è il momento giusto per farlo. Perché non è possibile che questi che maltrattavano i loro figli avevano 2 milioni di iscritti più di me. È inaccettabile questa Beh, cosa. In effetti, no, Twinner, dovresti cominciare anche tu a maltrattare i tuoi figli. Così, se quanti la donna in questione si chiama Ruby Frankie e ha ben sei figli. Il suo canale di... SEI FIGLI Signora, porca troia, io le consiglio di chiudere le gambe e aprire il cervello. Perché? YouTube si chiamava 8 Passengers e lo gestiva insieme al marito, che adesso è stato chiuso. Aveva 2 milioni e 280 mila follower e, all'apparenza, era il classico canale di vlog di famiglia. Lei, però, è stata arrestata al momento per questi presunti abusi su minori. E se venisse condannata, rischierebbe parecchio per tutte le cose che stanno saltando fuori in questi giorni, che avrebbe fatto e i bon suoi figli. Grazie infatti, me, si parla di accuse veramente gravi. Le accuse sono di aver causato o permesso gravi lesioni fisiche alle vittime in tre modi diversi la combinazione di lancio della ciabatta in fronte mattarellata sul colpino. Ciao Andrea, ti seguo da poco prima che Tutte iniziassi cose a giocare. Guardano in compagnia e ferite. Ti da allora e mi fai distrarre da tutto quello che sto passando anche ora. Ricordate, papere, di supportare Andrea Donati? Grazie, grazie mille, Grazie mille, La cucchiarella sul coppino, ragazzi. La cucchiarella in testa era un'arma molto tipica usata dalle madri, specialmente quelle meridionali. Io avevo degli amici di Napoli. La loro madre, costantemente, col cucchiaio di legno, quello da cucina, bam, sulla capoccia. Non avete idea di quante tramvate in testa, poveretti? Oramai c'è una concava sulla capoccia. La ciabatta, quella, proprio quella alla defunzione. Seca quella col tacco di legno, quella che puzzava di formaggio lontano due chilometri perché una ciabatta le mamme una ciabatta tengono, cioè un paio di ciabatte per vent'anni. Io stanotte quindi... ti ho sognato, te Oppenheim e Oppenheimer, ai fermi che osservavate il doc e tutti gli altri che si dilettavano con il demon core. E poi gli hai fatti sbarcare nell'atollo di bikini e poi Bow MMM ridere a crepapelle. Passami il nome del tuo spacciatore, Mario, grazie per il. Di molteplici <ride> lesioni fisiche o tortura, fame o malnutrizione che mette a pentaglio la vita e causare gravi danni emotivi. Ragazzi, la cosa di... se, sembra, sembra la descrizione dei prigionieri in una prigione di Gheddafi libica questa. <ride> sembra la descrizione del trattamento dei prigionieri nelle prigioni di Saddam. Divertente, anche se in realtà non è che sia molto divertente, ma diciamo che è il colmo di questa storia e che questa donna Mi ha dimenticato di chiedertelo. Mm -hmm. Dopo questo Solli, che ti va di fare un pensiero soli sul che? gioco Horizon Zero Dawn. Eh non so, forse. Non so se lo conosci, ma tanta roba. Sì, lo conosco, non ma, Oltre a mostrare la sua famiglia, dava anche dei consigli agli altri genitori per educare i loro figli come faceva lei. Eh certo, la manca dei consigli, mamme di tutto il mondo: se vostro figlio piange, la soluzione migliore qual è? Consolarlo? Ignorarlo? Ma assolutamente no. Prendete del nastro adesivo industriale, quello nero che tiene la salde dei pacchi da imballaggio da due tonnellate. Gli Rotolate tutto in bocca Perfect. sugli occhi, e anche sul naso. Dopo qualche minuto il bambino, per via di carenza d'ossigeno, sverrà e di conseguenza smetterà di piangere. <ride> Aito, grazie per i 14 palatino. Poi potrebbe avere degli effetti collaterali a lungo termine per via dell'ipossia, tipo cominciare a votare la Shelley. Ma questo è tutto un altro discorso. Già il fatto che ci sia una madre che tratti così i suoi figli è vergognoso. Spero solo che nessun genitore al mondo abbia veramente preso sul serio i consigli di questa donna. Ma, Ma il fatto che ci siano tutti questi canali di famiglie che mostrano la loro vita mentre fanno cose orribili ai loro figli per le views ha anche un lato positivo. Perché questi genitori, ovviamente, si filmano mentre dicono e fanno determinate cose. Sì, e le poi sono lì. E se questo ma. potrebbe essere sicuramente Buonasera, un dramma in più per i bambini, Andrea, anche un 1988, enorme vantaggio: e cioè che le prove Luca di questi Andrea, crimini ce 1988, le forniscono eh, tutte in video. Ciao, esatto, stai? bene. Palatino, Puoi. grazie mille per i 300c. Grazie mille, Francesco Ertari. Grazie per i due. Buona. Palatino, 29 per armate. Eh sì, i filmati dei crimini sono già. Effettivamente, i genitori con tante video in 4K editati e tutto quanto. Cosa che in altri casi di abusi in famiglia, purtroppo, non ci sono e viene anche più difficile fornire delle prove. Quasi tutti i video originali ora non sono più disponibili online perché eh, il canale male. non c'è più, ma ci sono già. Diversi video ricaricati, e questi sono alcuni esempi delle cose che questa donna diceva nei suoi video. Per esempio, una delle punizioni più frequenti eh, era non dare da mangiare ai suoi figli. E, eh certo, è ovvio, cioè, affamateli. <ride> Vostro figlio si lamenta è perché ha troppe energie. Fatelo morire di fame. <ride>

e questo dello stare senza cibo eh, no. è una punizione che a quanto pare le piaceva molto. Infatti, c'è anche un altro video. Eh, infatti, la signora giustamente è cresciuta nel gulag siberiano. Quello.io, quindi... in cui racconta di una delle sue figlie. E manca la parte iniziale, ma penso che dicesse tipo che la bambina si era dimenticata di prendere il pranzo per portarlo a scuola o qualcosa di questo tipo. E invece di aiutarla, o magari portarle lei il pranzo, se può farlo, la sua reazione è dire che la conseguenza di questa sua dimenticanza è che dovrà soffrire la fame. E per questo spera certo. che nessuno gli dia da mangiare. è eh, certo, è ovvio, è così che funziona. Un bambino sta in. Imparando, sta muovendo i primi passi del mondo. Se sbaglia, tracchete. Vaffanculo, bambino di merda. Hai dimenticato il pranzo, adesso non mangi, stronzo. Benvenuto nella vita reale a 4 anni. Hello there. <ride> Wolfgang, grazie per la salute. Signora, il motivo per cui i bambini fanno errori è perché devono imparare, cioè nel senso un bambino non è che nasce imparato come diceva Totò, cioè nel senso i bambini sono bambini, le cose un conto è se le sbaglia un adulto di 30 anni, un conto se le sbaglia un bambino di cinque, un bambino di cinque sta ancora capendo quello che è giusto e quello che no, cioè quello che si deve fare e quello che no, è per questo che è un cazzo di bambino signora, hai chiesto scusi eh, se i bambini fossero già maturi li metteremmo a lavorare a cinque anni. Eve Making her lunches in the morning. And she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. And hopefully, hopefully, nobody gives her food and nobody Steps in and, and gives her a lunch. Cioè, ma questa donna gli vuole un minimo di bene ai suoi figli? Oppure non gliene frega letteralmente nulla? Perché... No, non ne ha voglia, è completamente diverso. Non ne ha mezza voglia. È tutto lì il discorso. È la classica madre moderna che non ha un cazzo di voglia di crescere i figli, è tutto lì il problema. I genitori moderni sono tutti convinti che. Cioè, non hanno un cazzo. non hanno più voglia. I genitori moderni non hanno più sbatto. E io posso anche capire che tu dici io non ho sbatto di fare figli. Ma allora non li fare i figli, porca d'una madonna. Cioè, nessuno ti obbliga a fare figli, non c'hai voglia di stare dietro i figli. Non li fare i figli, non li devi fare per poi, non ignorarli. Cioè, grazie alla grazie per i quattro, palatina. Non, non, non hai voglia di stare dietro i tuoi figli. Non lo fare, non c'è bisogno, vai tranquillo. Non abbiamo bisogno di altri animali là fuori. Perché se tuo figlio lo affami da bambino, non cresce su Signore normale. Signore e signori, la moglie non dichiarata di Putin... <ride> No, ma poi se qual è il problema, Borsellino? il problema è che i genitori che crescono i figli così crescono dei figli che saranno dei disagiati mentali. E io, visto che vivrò ancora a lungo, non voglio vivere in un posto pieno di disagiati mentali perché hanno avuto dei genitori di merda. Io voglio poter uscire e parlare, interagire con persone che hanno una stabilità mentale più o meno nella media. Io non voglio uscire con gente che spara in faccia agli altri perché da bambino la madre l'ha frustato sui coglioni perché una volta si è dimenticato la tabellina del 4, va bene? Io non voglio vivere in un posto con figli deficienti perché hanno avuto genitori deficienti Eh, da come parla sembra veramente la seconda e tra l'altro queste sono le cose che lei diceva in pubblico, che lei si sentiva a suo agio nel condividere con tutto Ma il certo, mondo, quindi provate a immaginare le cose che invece faceva solamente in privato dietro le telecamere, e i video in cui dice di togliere il cibo ai suoi figli ce ne sono veramente tanti bello, il famoso metodo Montessori <ride> che se, se ta, anche Tata Lucia diceva se tuo figlio fa il cattivo non dargli da mangiare, affamalo. Ce n'è anche un altro dove si vede uno dei bambini che stava giocando e lei vuole farlo smettere e quindi gli dice che se non la smette gli toglierà il privilegio di mangiare. Se non la smetti ti toglie il privilegio di essere bianco. No, aspetta, quello è un'altra roba. Andrea, <ride> potresti fare una reaction sulle pubblicità dei preservativi, sono spaziali, ridere a crepapelle. Potessere ridare a patino, grazie mille per i like. Se non la smetti ti toglie il privilegio di essere etero e ti darò da ciucciare dei piedi. It. I know you're not, but it looks like... Il privilegio di, ma di mangiare, perché mangiare non è un obbligo, è un privilegio. Certo, <ride> mangiare i tuoi figli non è un obbligo parentale, è un privilegio. <ride> Porca tua, signora, cazzo, l'istinto biologico di una madre dovrebbe essere quello di nutrire il figlio. Cioè, letteralmente uno degli istinti biologici più forti che hanno le madri è quello di nutrire il cazzo di figli. Buonasera. È il motivo per cui le, le, le madri, quando il figlio non mangia, si disperano e dico, oh mio dio, lo sta mangiando! Probabilmente sta morendo! Se non mangi morirai". È per questo che vostra madre mi dava e strozzava sempre di cibo, perché è il suo istinto biologico. Signora, lei è psicopatica, non ha proprio l'istinto materno, cioè. Like Ma che... I'm only gonna say one more time, and then you're di the mangiare a you're gonna... cena! <laughs> Tu, piccolo parassita sociale, che vivi alle spalle di tua madre che ti mantiene. <ride> Giustamente, hai già sei anni e non stai ancora contribuendo al mantenimento economico della famiglia. Molti di noi magari da bambini, quando ci comportavamo male, rischiavamo di non poter giocare alla PlayStation. No, a mia madre mi, mi dava una sberla, cioè, era molto più semplice la questione. Mia madre mi dava tre avvisi, al terzo arrivava una pizza in bocca, cioè, molto... male. Mi diceva, smettila perché ti arriva uno schiaffo, se continui ti arriva davvero, se continuavo arrivava una sberla. Il sistema era questo. <ride> Sapevi già che tu, tu avevi du due prescrizioni e poi dopo arrivava la garanzia. <ride> Avevi due, due richiami verbali, poi arrivava il, il richiamo fisico. Continuano a uscire a giocare. I figli di questa donna invece rischiavano di non mangiare. Io questo canale non lo conoscevo, non l'avevo mai sentito nominare prima d'ora. Ma più mi sono informato su questa vicenda e più ho visto video di questo tipo, più mi viene da chiedermi come mai nessuno sia intervenuto prima per fermare questa donna. O che qualcuno magari pensava che fosse uno scherzo, ma uno scherzo lo fai una volta o due, poi basta. Anche perché questa addirittura si permetteva di dare consigli agli altri genitori. Quindi mi stupisce che sia dovuto passare tutto questo tempo che sia stata necessaria la fuga di un bambino dalla finestra per intervenire, anche perché le punizioni di questa madre non si limitavano solamente al cibo, sarebbe stata troppo umana. Sì, infatti no, ma infatti io lo so, Kim Jong-un ha convocato questa donna per farsi insegnare come punire eh. i prigionieri. La cosa che più mi perplime della faccenda è che ci sono più di due milioni di persone che le hanno dato corda e che, spero di no, avranno preso... Ho visto stesaurita la serata. Questo è il rovescio della medaglia. è eh, così. I social. Se contengono messaggi sbagliati, questi rischiano di diffondersi. Era una deficiente e la gente segue i deficienti. Eh. Infatti se si comportavano male rischiavano addirittura di perdere il letto dove dormivano. Eh, infatti Kim Jong-un ha convocato la tizia per farsi insegnare a torturare i prigionieri politici. La tizia è stata attualmente convocata da Putin per farsi insegnare un po' di sistemi di tortura nei confronti dei mercenari. E avete capito bene. Qui praticamente c'è una storia di uno dei figli più grandi che ha fatto uno scherzo a un fratello più piccolo. E per sette mesi questa donna ha deciso di punirlo mandandola a dormire in soggiorno senza un letto. E c'è anche un video che parlano di questa storia. Sette mesi, è un po' lunghina la punizione, sette mesi, eh? Ed... Cade in prescrizione la punizione dopo un po'. Non like i lo Signora io non riderei perché secondo me suo figlio tra un paio d'anni la strozzerà mentre dorme, però io non riderei, signora io non riderei perché, lo ripeto e lo continuo a dire, c'è un motivo se negli ultimi anni i, i, i nostri genitori stanno ammazzando i nonni, cioè c'è un motivo non so se ci avete fatto caso perché anzi no, la cosa è successa più negli ultimi 20-30 anni, ma specialmente 10-15 anni fa, c'erano un sacco di casi, ragazzi, di genitori che ammazzavano i figli, cioè i nostri genitori che ammazzavano i nonni. Non è un caso, signore è perché si stanno vendicando. Ora che i nonni sono vecchi e loro sono grandi, eh, si stanno vendicando, Ho preso di questa tizia, sapendo tutte le cose che succedevano in quella casa, vi posso dire che è abbastanza inquietante. Sì, molto. <ride> i have sleeping on a beanbag since <laughs> October, and they gave my room back like two weeks ago. Uh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. That I woke Russell up at two in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. <laughs> <laughs> and he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in the suitcase. And then he walked out the door and I'm like Russell. <laughs> he's like Why? And he's all happy, <laughs> has his sunglasses on. But what you guys didn't know was Chad did. didn't get any room. Mm -hmm. He didn't. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room. Eh, certo è ovvio. <laughs> eh, certo è ovvio. È la, la tipica punizione da madre. Dormi sul pavimento. <laughs> E eh ma certo, è ovvio! Non fa una piega! Uno scherzo fatto a un fratello minore che gli costa la stanza e un letto per 7 mesi. Un conto? Figa, ma cazzo, ma, ma neanche ne ad Auschwitz, porca troia! Cioè, ma neanche nei gulag di Stalin! E... e voler educare i tuoi figli? Vanno bene anche delle punizioni in alcuni casi, ma la punizione non dovrebbe essere togliere ai tuoi figli dei beni necessari per vivere, come il cibo o un posto, un letto dove dormire. Questa diventa una vera e propria tortura. Che poi, tra l'altro, non serve nemmeno a nulla. Infatti, il ragazzo, mentre spiega il motivo per il quale ha perso la camera, dice che non è sicuro se sia veramente quello il motivo e infatti lei più avanti lo corregge quindi queste punizioni non servono a niente se nemmeno gli è chiaro il motivo per il quale vengono puniti che poi un'altra cosa che mi chiedo e dov'era il padre mentre stava succedendo tutto questo è perché non è mai intervenuto questo perché... perché sarà deficiente come la madre no cioè nel senso Dio gli fa e poi la copia cioè i deficienti vanno sempre in copia è difficile che una coppia stabile uno sia deficiente e l'altro no. Di solito gli imbecilli vanno insieme perché sono entrambi imbecilli. Cioè, questo è il momento okay. Okay. dopo l'arresto. Domanda di pura curiosità: eh? Nelle carceri maschili, se maltratti i bambini ti stantuffano e poi ti riempiono di legnate. Eh? Nelle carceri femminili come funziona? Ah no, le carceri femminili li fanno l'applauso, dicono bravissima quei bambini di merda uuuu uhuh! recinetta della galera Beh, penso uguale in realtà non credo, non credo che abbia niente Alcuni dei figli in stato di malnutrizione sono stati portati in ospedale gli altri affidati ai servizi di infanzia e sono state arrestate la madre e una sua socia che vedremo tra un attimo anche lei in un video in questi video però il padre non si vede sì, mai sì. a quanto pare erano separati da diversi mesi almeno da quanto si legge online dunque è molto probabile che lui non fosse Presente in quei momenti. Ma anche solo vedendo i video online non ci vuole molto capire che c'è qualche problema. Ho cercato su YouTube e ci sono letteralmente compilation di più di no 30 beh, minuti di momenti beh. in cui la madre si comporta male con i figli. Per il momento le dichiarazioni del padre che ho trovato online sono che si dice scioccato per questo arresto e dice che la collega di sua moglie o ex moglie l'avrebbe manipolato. Non saprei, spero solo che non era complice anche lui, se già per quei ragazzi è vero un... sei un rincoglio? Già che ti fai manipolare, sei un rincoglionista. Una cioè... madre che si comporta così deve essere traumatico. Avere entrambi i genitori così deve essere mille. Sì, avere il padre incoglionito e la madre psicopatica non è il massimo della vita. Volte eh. peggio. Ma se stavate pensando che le punizioni dove si stava senza cibo e senza un posto per dormire fossero tutto, beh, vi stavate sbagliando. Infatti, anche la privacy all'interno di quella casa è un concetto completamente sconosciuto: in this home? You don't get personal space, my space. <laughs> in questa casa non hai spazi personali questa è casa mia, è il mio suolo è il mio territorio, guarda Simba tutto quello che è illuminato dal sole è mio e resterà mio, stronzo, tu non avrai mai niente se vai al bagno e caghi porta aperta se sei in camera a farti una sega lo devi comunicare per iscritto I'm the parent if you want your own space you'll need to get your own space this is mine And as long as you're living in my home, it is my job to know everything about you. Sì, signora, certo. Adesso prenda questa camicia con le maniche lunghe. La signora è la CIA. La signora lavora per l'FBI e il governo ti spia. La signora non ha capito come funziona. La signora è confusa. Io non so che infanzia abbia avuto. Per me probabilmente è la figlia illegittima di Adolf Hitler, perché la signora non ha capito bene come funziona. Buonasera, re. Cosa stiamo guardando? Eh, Buona live, guarda. Io capisco, signora, che lei sia la figlia, la figlia legittima di Albert Fischer, Jeffrey Dahmer. Però dovrebbe anche capire un attimo, signora, che quando fai un figlio la casa è anche sua. cioè non è che è sua di proprietà, però. Fatica ragazzi, i figli, signora, sono dei parassiti, ma sono dei parassiti che tu allevi perché poi diventino indipendente Cioè, non è che può trattare la casa sua come se fosse sua e i figli vale. degli estranei. Cioè, che cazzo! Il fu Mattia Foscal, grazie per i 13. Martina, grazie di Cioè, È quello il senso, voglio dire. Cioè, signora, che cazzo! Non puoi nascondere. Questa è più da che che o da gestapo. <laughs> <laughs> Le <laughs> manca solo il baffo. <laughs> <Veramente, sighs> <inaudible> non not in Non house casa più vedo video di questa famiglia e più mi sembra una casa delle torture se questa donna venisse è dichiarata colpevole di tutti i reati di cui è accusata e dovesse finire in carcere penso che la sua esperienza sarebbe piuttosto simile a quello che faceva passare ai suoi figli o da un certo punto di vista potrebbe essere anche meglio perché di solito lì da mangiare te lo danno e come vi dicevo ci sono anche dei video in cui lei parla dell'educazione da dare ai figli e lo fa insieme a quest'altra donna che a quanto pare sarebbe una sua collega e anche... ah sì sì, guarda aspetto, aspetto proprio che ti spieghino l'educazione due cioè, secondo questa qua i figli cioè, questa, questa qui è la classica donna che non ha un cazzo di voglia di crescere i figli e quando i figli sbagliano gli dà delle punizioni esagerate perché non ha un cazzo di voglia di star dietro a correggere proprio... questo è il classico esempio questa è, classico... è, è la guardia carcerata di Dachau che ti, ti spacca la testa col manganello ma cioè, ripeto se non vuoi avere rotture di cazzo esatto, esattamente esattamente cioè, se non vuoi avere rotture di cazzo perché hai fatti i figli cioè i figli sono una rottura di cazzo continua ma perché sono bambini cioè, è il motivo per cui rompono i cazzo. Sono bambini. Cioè, eh, voglio dire... Eh, cioè, i bambini rompono il cazzo, ma perché sono bambini? Noi rompavamo il cazzo da bambini. E I nostri genitori rompevano il cazzo da bambini. I nostri figli romperanno il cazzo da bambini. Ma perché sono bambini, signora? Cioè... ...che lei è accusata di alcuni reati. E c'è un video, per esempio, Vabbè, in certo, cui lo loro video rispondono a delle critiche che hanno ricevuto su come educano i loro figli. Che sono crudeli e che per questi comportamenti i loro figli non gli vorranno bene in futuro. E loro rispondono... Eh, 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 cioè, L'altra collega immagina che se vostro figlio non sistema la camera vendetelo al mercato nero. <ride> se vostro figlio non sistema la camera, espiantate gli reni e vendeteli al mercato nero. <ride> vedete che poi vostro figlio senza remi che deve andare sempre in dialisi dopo la tira a posto la gamba dicendo che se i loro figli non gli vorranno bene incondizionatamente allora non gli interessa ed è quello il problema se i loro figli gli vogliono bene solo se fanno certe cose ed è un ragionamento che veramente non ha senso un conto è se stesse parlando come un genitore normale con delle punizioni normali che non lo so, gli tolgono la playstation perché non studiano o cose di questo tipo Beh, ma è completamente diverso sta. se ti rifiuti di farli mangiare di dormire, addirittura arrivano al punto da scappare dalla finestra perché chiedere aiuto a dei vicini in stato di malnutrizione e con dei segni come se l'avesse le legati. Questa non è una cosa. Beh, certo. Vogliamo farci dimenticare. Vogliamo farci. perdere un po' di sadomaso. normale. Casalino. E spero che se ne renderà conto. Se i suoi figli non vorranno avere a che fare con lei, è solo per colpa questi comportamenti disumani. Comunque, che dire. Spero che in questo caso venga fatta giustizia no, e speriamo, che chi è veramente eh. colpevole paghi per quello che ha fatto. Ma soprattutto, auguro il meglio a questi ragazzi che si. Ma soprattutto, ha fatto sei figli. Porca troia, sei figli, ragazzi. Più sono deficienti, più fanno figli, ragazzi. Porca puttana. È una cosa incredibile, raga, più sono deficienti più fanno figli. Io non so perché esiste questa equazione. Perché le persone sane di mente non fanno figli? Vabbè, perché sono sane di mente. Ma questo... <ride> Questo è un altro discorso. Però più sono stupidi più fanno figli, mettendo al mondo altri figli deficienti. Cioè, è una cosa incredibile, ragazzi. Porca puttana. Più sono rincoglioniti ed estremisti, più trombano e più fanno figli che crescono come rincoglioniti estremisti. Adesso, secondo te, sti qua saranno sani di mente sti figli? No, non saranno sani di mente, avranno dei problemi, sti bambini. Cioè, io lo da adulti sti bambini avranno un sacco di problemi. Questi qui quando, quando troveranno un partner saranno pieni di problemi mentali. Figurati mai, cioè, poi ma i maschi. Peggio le femmine anche anche magari qualche rincoglionito perché sono belle lo trovano però voglio dire perché sì ragazzi sì non rompete i coglioni è più facile trovare un uomo per una donna che viceversa non rompete i cazzo quindi <ride> non osi immaginare che cazzo di, di nipoti tireranno su ste qua voglio dire tra l'altro, c'è una, una storia molto, molto commovente, una storia molto interessante. È una storia che ha una morale profonda che vi devo raccontare praticamente. C'è un uomo, un uomo che è un ricchissimo sceicco pieno di potere, che deve decidere quale donna sposare. C'ha tre donne tra cui scegliere. A ogni donna da 10.000 euro e dici: spendili come vuoi. La prima donna. Decide di spendere tutti quei soldi per migliorare se stessa, rendersi più bella, eh, parrucchiere, scarpe, borse e dice: Eh, io ho speso tutti i tuoi soldi per rendermi bella, per farti felice. La seconda donna spende tutti i suoi soldi per. Eh, li, li, li prende, come si dice, li compra la, le videogiochi, le, 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 tutte le cose per farla star bene e ci ho comprato tutte queste cose per farti star bene. La terza investe tutti i soldi e dice: Ho investito i soldi perché così li ho raddoppiati e ora abbiamo più soldi insieme. Alla fine di tutto l'uomo sceglie la donna con le tette più grosse, perché siamo uomini e di conseguenza quello che rimane, <ride> che siamo uomini e alla fine non ce ne frega un cazzo di quello che fate. Se avete le tette grosse, vi scegliamo di base. Quindi, questo è... <ride> questa è la storia, la morale. La conoscevo già. Sì, perché è vecchia come il mondo, però. Eh, la morale è questa, ragazzi. Siamo uomini, a noi non frega un cazzo di quello che fate. Se avete delle tette giganti, a noi va Davvero? Ma no, Vanessa, è una battuta. È una battuta, Vanessa, sto scherzando. Dovete avere anche un bel culo. Se no, le tette, che cazzo ce le frega? Voglio dire. Il culo è più importante. Mi spiace, le tette sono importanti, ma il culo di più, eh. Eh, ci sono più culisti che tettisti. Quindi, statisticamente parlando, il culo è più importante. Non è, eh, oh, non è colpa mia. Eh. Il culo è più importante. Eh. Se non è le tette più belle, scegliamo il culo più bello. Quindi... È così, ragazzi. È così funziona. È così che funziona. Eh. Allora, vediamo. Vediamo. Vediamo il Reddit. La meraviglia del Reddit. È bello vedere un po' di normalità una volta ogni tanto. Un po' di normalità. Che cazzo è la sacra dell'Umarell? Che cazzo è? Eh, ma Che cazzo è la sacra dell'Umarell? Guarda, tutti a vedere i cazziere. Eh, oh. Vedi, que que quelli saranno, saranno gli streamer del futuro, vedi? Quando io sarò anziano e voi sarete anziani, farò la live Earl dal cantiere. Vi inquadrerò il cantiere e in silenzio ci metteremo lì a guardare il cantiere tutti insieme. <ride> ci metteremo davanti allo schermo con le braccia dietro la schiena a guardare così. <ride> Vabbè, Lizzi, quando saremo vecchi, sì, che cazzo dobbiamo fare da vecchi? Scusa, voglio dire. Lo streamer delle, de, delle 5 di mattina, esatto, 40.000 spettatori, subito, voglio dire. Ma hai capito perché vecchi guardano i cantieri? Perché sono vecchi e sono uomini. Agli uomini piace vedere che le cose vengano costruite, agli uomini piace guardare le cose che vengono costruite. Ed essendo vecchi non hanno un cazzo di niente da fare. Quindi guardano gli altri che costruiscono cose perché loro sono troppo vecchi per fare qualsiasi tipo di cosa. Questo, questo discorso. Poi dopo, vabbè, c'è anche il briscolino col bianchino, voglio dire. Se avessi avuto questa illustrazione nei libri di fisica forse l'avrei capita meglio, <ride> ok, piano inclinato. Va bene, va bene. Effettivamente, questo piano inclinato devo dire che è molto interessante. Non, 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 mi, sen non mi sento di, di, di sentire. Però per, non riesco ad aprirlo, quindi allarghiamo il piano. Oh, il pi questo piano inclinato ci piace molto. <ride> Tra l'altro, devo costruirlo apposta, perché secondo me è fatto benissimo. La gravità. <ride> Che stronzata, la gravità tende verso il basso. Va bene, bandabile, oh, dubito fortemente. La pressione aerodinamica, va bene, perfetto, la, rifrazi... <ride> la rifrazione, la rifrazione, la, 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 la legge di Faraday. Va bene. sì no, no, Solitamente non, non si si legava le tizie, però va bene lo stesso. La, la cosa, la, 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 la divisione della luce, <ride> Questo è il moto oscillatorio. Va benissimo, perfetto. Tutto col sado vaso, giustissimo. Bella la figlia così. La legge di gravitazione. <ride> la legge io di sono gravitazione team universale. Pesca, anche se le pera-pera non le mi dispiacciono. Ma certo, è ovvio. Grazie mille, 130 partite. Beh, ovvio. anche io sono team culo, però non è che disdegno le pere. Voglio... È la base, voglio dire. Cioè, è normale. La massa, voglio dire, la massa influenza. Ovviamente la trazione di suddetti pianeti. L'elettrolisi, Ok. <ride> E il principio d'Archimede. <ride> Effettivamente, la fisica studiata così sarebbe stata molto più interessante a scuola. Voglio un libro di fisica così. Tutti i dieci. Beh, tutto il libro sarebbe to, tutto sborrato. Però sicuramente avresti 10 lode in fisica. Poi il libro sarebbe difficile da sfogliare. Perché le pagine pff, sarebbero tutte quante incollate. Ma questo, questo è tutto un altro discorso, voglio dire. Sate, sate, sate. Sotto eroi. Ipconi, sì, Ipconi. Sì, sì. Stavo per dire la stessa cosa, stavo per dire la stessa cosa. Stavo per dire, mi è venuto uno strano istinto di rifilargli un destro fortissimo nei denti. Mi hai predictato nel pensiero, complimenti. Qual è il nome italiano più gay in assoluto? Beh, ovvio. Cioè, a parte che l'abbiamo già visto, ma poi è ovvio che sia Andrea scusate. Qual è il nome italiano più gay in assoluto? Avevo la necessità di rispondere a questo quesito, dunque, ho svolto una piccola indagine statistica. Svolgimento: ho aperto Tinder e ho segnato man mano nelle note tutti i nomi dei ragazzi che mi apparivano. Qua ecco potete vederne alcuni con accanto il numero del. No, non l'avevamo già dito. visto, ma è ovvio Pazzo. che è Andrea. Dunque, ho continuato a farlo per una settimana perché, comunque, il fine della ricerca era nobilissimo, e non potevo esimermi dal portarla a termine. E ora finalmente abbiamo una top 5. Spero siete non pronti. Non mi ricordo più chi era. Al quinto posto Francesco. Al quarto posto Marco. Terzo posto Luca. Mm. Che che Kennedy Povia è ancora gay. Al secondo posto Alessandro. E infine al primo posto il nome più gay di tutti oh. Andrea. Pensateci, cioè sicuramente anche voi conoscete almeno un Andrea a cui piacciono i ragazzi. No, ma non è che ci piacciono i ragazzi, è completamente diverso. Cioè, ti spiego un attimo perché tu sei confuso. Cioè, Andrea proprio deriva, dal, deriva eh, dalla parola virile mascolino. Ed è esattamente questo che facciamo. Gli, gli Andrea sono talmente virili che noi ti inculiamo di base, cioè no, noi non stiamo a guardare se tu hai la fica, noi ti inculiamo. Perché siamo troppo mascolini, capito? Cioè, a noi non interessa quello che hai davanti. Se dietro hai un culo, noi ti inculiamo. È così che funziona, è molto semplice. No, noi non stiamo a guardare cose inutili, come ad esempio sesso, genere, uomo, donna. Hai un culo, noi ti inculiamo. Finita l'inviso. È tutto lì il principio. No, non c'è nulla, voglio dire. Tanto occhio non vede, cazzo non vuole. Quindi, nel dubbio, il 100% degli esseri umani hanno un culo. Quindi, noi inculiamo chiunque abbia un culo. È così che funziona. È semplice, esatto, semplice ed efficace. Gay, la guardia d'aeroporto che mi guarda dopo avergli sussurrato. Non cercare di fare l'eroe. A ah, questo, questo, questo meme. <ride> <ride> Questa, questo video è stato usato per fare 500 miliardi di meme. <ride> Avrò visti mezzo miliardo con questo video. <ride> allora, ce ne sono tantissimi. Che cose? Noi di Didel lo sappiamo. È il masochismo a farvi entrare. Ah, Questa... sì, sì, puoi dirlo forte. Sta settimana speciale piromania. Zolla di terra con sterpaglie, confezione da 2 ettari, 100% italiane, provenienza Gargano a 1,99 euro. Modulo di ammissione come forestale, 200 copie a 1,99 euro. Certificato di malattia precompilato, 500 copie, valido dal 23 maggio al 31 settembre, a 1,999 euro. anche no! Oh mio Dio, che cosa di bellissima! Mi servono tutti quanti tra l'altro. Noi di, di Ma sapere. è un altro e se posso. È l'ansia farvi entrare. <ride> Questa <ride> settimana speciale Back to School Etiopia. Tanti sono per supplenze <ride> o assemblee <ride> di istituto. Bellissimo. 1,99 euro. Ombrello da intonaco. A 1,99 euro. Zaino a ah no. Carte da briscola per ore di italiano e matematica. A 1,99 euro. Carretto del paninaro per banchi in fondo alla classe. A 1,99 euro. Viti industriali. Per piantare banco e sedia al pavimento e sperare di ritrovarli dopo l'intervallo. A 1,999 euro. Anche no, mi servono, mi servono tutte ed effettivamente erano tutte cose che c'erano nella mia scuola. Tutte cose comodissime, peraltro. Che puoi avere effettivamente? Quelli in fondo all'ultimo banco se lo uscivano sempre con padelle carbonare a cucinare. Io non ho capito come sta cosa. Non trovo errori. Ho sempre trovato. You know, I've been rather... Ho sempre trovato affascinante la, la prima legge di Newton. Fascinated by Newton's first law, which states that an stays eh, so... okay, un oggetto in movimento resta in movimento. I'll give you an example. As you can see, I am an object because I'm a woman. <laughs> pensavo mai <ride> zia tu farai felice il tuo futuro marito garantito al limone <ride> ha detto vedete rimango in movimento perché sono una donna <ride> oh cosa sono detto che dica a me le donne con senso dell'umorismo mi piacciono un sacco R rimpiazza le abitudini. Maratona di Netflix, fumare crack. Fast food, fumare crack, amici tossici, fumare crack, TV, fumare crack. Beh, guarda, togli il crack e metti cannabis, ed effettivamente non ci vedo nulla di strano, data la mia provenienza cittadina. Quindi voglio dire. Di solito è così di base. Però de devi aggiungere, non togliere. Fast food, fai una canna, vai al fast food, fai una canna, guardi Netflix, fai una canna, esci con gli amici tossici. <ride> è così che funziona più

In the two-liter when it is. That's for real. Oh mago la cosa finirà You sound crazy right now. Not the yeah. same thing. Okay, I'm gonna show you, okay? No, you're gonna hit your face. Eh. No, I'm not gonna hit my face. Okay, watch. I'm not gonna hit my face. I'm telling you. Forehand thigh, walk right through it. Okay, you're my friend. I'm gonna stop this before it happens. No, you're, you're gonna do so You know what you're gonna do? You're gonna buy the door if it works. How about that? That's the deal. Right. Right. I'm not worried about right. the door. Right. Right. Oh, okay. Here we go. This is how easy is. You just Ad adesso right sono in. curioso. Vabbè effettivamente, vabbè, effettivamente... il vetro lo ha attraversato, eh, non è che... <ride> Lei non ha specificato il vetro rimarrà intatto nell'attraversamento. Effettivamente non ha tutti i torti, perché il vetro lo ha attraversato, poi... <ride> Ciao, Andrei. Come stai? Ti tenevo sia sgretolato. a dirti che ho molta stima in te e oggi ho comprato il tuo che libro. Che carino, grazie mille per il circa Ti mando un bacione, grazie mille, che carino. Oh, ragazzi, oh, comunque sì, il vetro l'ha attraversato, quindi in realtà ha ragione lui. Il tennis, scusami, il tennis è uno sport serio. <ride> so già dove sta andando a parare. Però io avrei messo la sciarapova. Io avrei messo la sciarapova. Qu quanti uomini si fanno le seghe quando giocava lei? Che lei era un continuo di... Ah! Mm! Ah, quanti uomini a masturbarsi durante le sue partite di tennis oh, I'm coming, I'm coming. I'm coming. Vabbè, questo, questo è doppiato però è così oh, no, non è doppiato lo stanno non è doppiato lo stanno facendo per fare i coglioni <laughs> ah, ah, ah! Demi, grazie per averci ah, 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 ah. che imbecille. <ride> Però effettivamente se vai a guardare le donne che giocano a tennis professionista, cazzo, orgasmano ogni volta. Batto la palla, eh, che ogni volta. <ride> Sembra, sembra un orgasmo, però un orgasmo applicato a una trombata violentissima. Cioè, sembra, sembra quello. N è un orgasmo, però un orgasmo applicato come se tipo la stessi trivellando a 90 km orari da dietro. Cioè, però più o meno è quello. Fanno dei versi! Cazzo, che porca troia! Jessie, ma che cazzo dici? Perché? Oh, James, è la più grande scoperta dopo che Einstein ha inventato la lampadina! <ride> <ride> Volevo anche dirti grazie, visto che da poco la mia ragazza mi ha lasciato <ride> e grazie ai tuoi video e live mi hai sempre tirato su oh, di morale in modo incredibile. Grazie, mille. La ringrazio, <ride> Sovrano Papera. <ride> grazie, benissimo. Attilo, carino. Dai, vabbè, ragazzi, è, è il Team Rocket. Non è che sono acculturati, voglio dire. Eh? Cioè, voglio dire che Einstein ha inventato la lampada. Vabbè, ragazzi, sono il Team Rocket. Non è che sono particolarmente intelligenti, quelli del Team Rocket, eh, voglio dire. Cioè, non, non è che brillano per genialità. Quindi... <ride> L'unica cosa che vogliono fare. Pensateci, questi due rincoglioniti hanno passato la vita a inseguire un bambino idiota per rubargli il topo giallo, cioè, voglio dire. E poi, tra l'altro. Nell'universo Pokémon, nella narrativa Pokémon, ragazzi, sti due hanno vissuto più esperienze di tipo. di, 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 di professori, di campioni della Lega. Ragazzi, sti due hanno visto Mew, Mewtwo, Lugia, i uccelli leggendari. Ragazzi, questi due hanno visto tutto. Pensate, tu hanno visto tutto. Cioè, hanno fatto delle esperienze che nel mondo Pokémon. Ma neanche i professori li fanno. Già, cioè, questi due tizi hanno vissuto tante di quelle avventure. Che quindi, tecnicamente parlando, si possono considerare protetti. tutti li hanno visti, tutti. Che poi non mi ricordo in quale film era. Che loro alla fine aiutano Ash per, solo per quel film. Li fanno i buoni, non mi ricordo neanche quale era. È doppiatore per un motivo, cioè. Avete presente questo video di Cabi con Robert Downey Jr.? Ma appena l'ho visto mi è scappato di doppiarlo. Cabi, Cabi, aspetta! Che c'è? Ti sei rimbambito? Cosa ha detto Demon? Demon ha detto che devi portare il film in sala per la dannata premiere. Ti ricordi? Aspetta, fermo, dove stai andando? Aggiusta la cravatta. Ok, bene, puoi andare. No, la, la, la vera domanda è perché Cabby ha parlato con Robby Downey Jr E questa la Jr.? è questa la vera domanda. Perché Cabi era con Robby Downey Jr E questa è la vera domanda. E questo è il, il, il vero quesito A ah, che cos'era? Scusate, ma che carriera ha fatto quest'uomo? È incredibile, raga! Cioè, io sono contento per lui, per l'amor del cielo. Eh. Era invitato, ragazzi, sti cazzi. Cioè, era invitato, ti rendete conto che, ripeto, io sono contento per. finiscilo. Ah, è, cambi è cambiato tutto, dai, io sono contento per lui ragazzo, perché poveretto lui è un bravo ragazzo, però mi fa ridere di come lui sia passato dal fare, a ad essere invitato, cioè è incredibile sta roba qui, però oh. per, per una volta non facciamo l'italiano medio, dai, per una volta non facciamo gli italiani medi, facciamo le persone normali, dai, siamo contenti per lui poveretto, che alla fine è un bravo ragazzo, quindi ci sta, ci sta, non ha un cazzo di senso, ma ci sta, dai. Preferiresti baciare la madre del tuo migliore amico? Mi hanno fatto anche la skin su Fortnite. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Grazie per il cheer. Io la slinguazzerei tutta. O vincere 50 miliardi di euro. Cash, cash, gang, gang. <ride> gang, gang. Gang, <ride> gang, Guarda, ti dico, la madre del mio migliore amico è una bella donna, quindi per l'amor del cielo. Però 50 miliardi, voglio dire... <ride> no, no, non credo esista... Non credo esista... Un, un essere femminile che possa valere, ma, ma lascia perdere, Baciare, ne, neanche trombartelo per tutta la vita. Non credo esista una donna per cui tu baratteresti 50 miliardi. No, non c'è. Cioè, ma no, cioè, anche se, se, io dice, se io ti dicessi: Sì, grazie per il re, Se io ti dicessi: Puoi trombarti per tutta la vita la donna che vuoi, e per tutta la vita lei rimane giovane, perché ovviamente dopo vent'anni è scaduta, ma. <ride> però. oppure 50 miliardi. Io non credo che nessuno. Ma, ma, ma no, non hai capito. Naomi è la mia fidanzata. Qui stiamo parlando in un contesto di un singolo, ovviamente. Che Però dico: non esiste nessuna donna con cui baratteresti 50 miliardi. 50 miliardi, ragazzi, non, non c'è. Non esiste. Ma non esiste, ragazzi, non esiste, cioè, voglio dire, non c'è. Ma come non c'è neanche un uomo, cioè, raga, ma non esiste, dai, ma non è possibile. Ma chi? Ma 50 miliardi, cioè, voglio dire, ma, ma non c'è, non c'è un baratto con, con curi, Non è che hai detto 100.000 euro, dice, diciamo, vabbè, 100.000 euro, li converti in trombate con le escort, vengono fuori un migliaio di trombate, che una al mese ti durano 10 anni più o meno, quindi voglio dire, cioè, quindi, però, nel senso. No, cioè se cioè, 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 ti dura 100 anni quindi voglio dire, però no, cioè no, 50 miliardi. No, prendo i 50 miliardi e pago la madre del mio migliore amico per farmi fare un boccaciccia e per trivellare là sotto alla ricerca <ride> del petrolio. C dipende quanto la paghi, però 50, sì, ma non puoi pagarla troppo. Non le escono voglio dire, 50 miliardi. Quanto vuol dire, quanto cazzo la devi pagare? Cioè, scusami. Ma cosa c'entra Naomi, ragazzi, cosa c'entra? Naomi è la mia figlia, io non dico di persone fidanzate. Io dico di persone single. Non mettiamo in mezzo le persone fidanzate perché so che le vostre ragazze ci stanno ascoltando, quindi <ride> noi non lo faremmo mai per 50 miliardi. Quindi ovviamente <ride> Oh mio Dio. Allora, quali ragazze... Vabbè, ragazzi, adesso abbiate pazienza. So che siete ancora adolescenti, quindi è ovvio che non vi siete ancora fidanzati, ma è meno... Beh, va bene così. È bene così, è bene così. Andate tranquilli. Non, non fidanzatevi troppo presto, quindi... Tradiresti nomi per 50 miliardi? Guarda, sarò sincerissimo. Credo che se a nomi dicessi mi hanno offerto 50 miliardi per tradirti, io credo che lei mi direbbe vai, trombala fortissimo, <ride> Guarda, ti, ti dico la verità. Io, io non credo che Naomi. Cioè, nel senso. Voglio dire, 50 miliardi. Sono comunque 50 miliardi. Cioè nel senso. C'è cioè un limite logico al quale ti opponi. Cioè. Nel senso, credo, credo che anche lei ci penserebbe. Dice, ok, mi tradisce, ma 50 miliardi. Nel senso voglio dire non è una cifretta che dici mm. <ride> 50 miliardi credo che lei sarebbe la prima a spronarmi 50, <ride> 50 miliardi me <ride> <ride> lo devo chiedere sarei curioso me devo chiedere vorrei fare il test io devo, 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 devo chiedere. Tutto, devo, devo fare il test. Per mi Però, non devo dirgli che sono in live, altrimenti mi risponde condizionata. Devo farglielo domani. No, e eh no, e eh no. Le faccio l'audio no. Perché se le faccio l'audio, lei sa che sono in live e quindi è condizionata. Glielo faccio domani. A casa quando non, non ci si, quando da solo, e poi dopo vi rispondo cosa mi dice. Adesso sarebbe condizionata, non sarebbe una risposta onesta. Bisogna aspettare, bisogna aspettare. Devo aspettare domani a mente fredda per vedere cosa mi risponde. E se invece fosse il contrario, no, il contrario, no, no, mi dispiace, non si può fare. No, mia è mia, non la può avere nessuno per nessuna cifra. Vaffanculo, io sono geloso delle mie proprietà, vaffanculo. Nessuno può avere No, mia è mia, stronzi di merda. Scusate, no, non, non si può fare, mi dispiace. Io sono un sacco possessivo per queste cose, non si può fare, mi dispiace. Sono geloso e possessivo della mia roba. Se sono io va bene, se sei lei no, mi dispiace. Sì, lo so, vive il patriarcato, bla bla bla, però voglio dire voglio dire, quindi sti cazzi. Allora, Prof, chiudete le finestre, non fa così caldo. Quel... <ride> Scusate. Prof, chiudete le finestre, non fa così caldo. Quel compagno di classe. Non fa così caldo! Stamattina quando si è svegliato, quello lì era bianco! <ride> Vabbè, ma quello, quello è semplicemente dovuto dal fatto è dovuto dal fatto che i professori vicini all'andropausa non hanno più una circolazione sanguigna funzionante e di conseguenza non sentono più le temperature mentre invece noi cioè noi, <ride> voi adolescenti a 16 anni con più testosterone che sangue con la sborra che vi esce dalle orecchie avete caldo anche con meno 40 gradi quindi è, que è quella la differenza quella è quella la differenza che c'è Luca grazie per i 4, Patino grazie per i 7 le disuguaglianze sociali sono... Il degrado morale Colpa del neoliberismo. Ma che schifo... Ma che cazzo sto guardando? <ride> che schifo è questa immagine? <ride> la Meloni che si limona... Eh, non so che cazzo... No, guarda, ti chiedo scusa, ma... L'idea che la Meloni limoni mi fa schifo in generale. No, 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 per non perché limono la donna, mi fa schifo proprio l'immagine. <ride> chiedo scusa, <ride> chiedo scusa. È che oramai per me è un po' stagionata la Meloni, nel senso... <ride> Magari qu quando aveva 25 anni... Ba magari, magari anche, anche. Adesso che è un po' più stagionata, mi fa un po' schifo. Sicuramente a mangiare la Meloni che si limona, una donna. <ride> Carne e cervo. Ma il signor cervo! Ma dai! È il signor Cervo! È diventato una marca di carne secca di Cervo. <ride> Va bene, ci sta lo stesso, ci sta lo stesso. No, la da giovane non è una brutta donna, adesso, al di là della politica, al di là della politica, non è una brutta donna la da giovane. Adesso, insomma, sembra un po' Gollum, quindi. Eh, su due piedi non è che è proprio. Mi, mi, è, mi, è, cioè, mi, mi, mi eccita di immaginare lei che si limuove una donna, vedi? Quindi... La Shlaine, Che si Shlain è ancora peggio perché mi fa anche più schifo, quindi la Shlain è proprio brutta in culo che non si guarda neanche dallo, col binocolo, porca troia, te lo dico, c'è sto cazzo di naso che è chilometrico, i denti che sembra The Mask la Shlain non si guarda neanche col binocolo, quindi voglio dire, cioè, ti piace Rosy Bindi? Sì, Rosy Bindi è un bel bocconcino in effetti, Rosy Bindi è veramente un bel bocconcino squisito, Shaming non me ne frega un cazzo, Evil Alpha... Sei così brutto, anzi simisimma. Fai schifo al cazzo. Crudele, ma sincero, dai, voglio dire. <ride> Crudele, ma sincero. Vabbè, ma non è che mi sta antipatico, dico solo che è brutto, mi può anche non piacere, voglio dire, non è che è una questione è una questione di gusti personali. Cazzo, eh? Mm, ottimo. Allora, No, cioè scrivimi bene, spiegami bene. Non ho capito. Spiegami bene con calma scrivendomelo, che non ho capito esattamente un cazzo. Il sollevante mi sorprende sempre di più. In italiano diciamo baita, ma anche in giapponese dicono baita. La differenza è enorme. Se in italiano baita vuol dire casa di montagna, in giapponese baita vuol dire puttana. Ci sta. Seguitemi per altre curiosità. Ci sta, ci sta, infatti, io in Giappone adoro andare alle baita. <ride> Il Giappone ha delle montagne bellissime. Andare a baita in Giappone è stupendo, ragazzi, io ve lo consiglio. Andate in Giappone in montagna e andate sempre nelle baite di montagna. <ride> Posso venire nella tua baita? <ride> Posso venire nella tua baita più e più volte, per cortesia. <ride> è bello entrare nelle baite molto. Il livello è quello. <ride> Effettivamente, le manca il baffo. Neanche così tanti, in realtà. Però, le manca il baffo. Poi direi che sì, ci siamo. Totalmente. <ride> Assolutamente. È il primo giorno di scuola, ma già la tua professoressa ti assegna compiti per il giorno dopo. Io prevedo che questo video conterrà bestemmie. Avviso per i credenti: Dio, stronzissimo animale. No, no, no. Allora, puttana Madonna. Gesù Cristo inculato da un cazzo di. Cane malato di AIDS. Non cominciamo, eh. Devo ancora capire dove merda sono. <ride> È perfetto. È perfetto. Devo ancora capire dove sono. È perfetto. Ci sta tutto, ci sta tutto. Ma dai, ma chi è che dà i compiti del primo giorno di scuola? Dai, primo giorno di scuola, ecco, va andata la vacanza, come è stata, è tutto bene. Ma chi cazzo è che dà i compiti del primo giorno di scuola? Il primo giorno di scuola neanche controllano i compiti estivi che nessuno di noi faceva, o quantomeno, sì, li facevamo l'ultimo giorno prima di andare a scuola, tutti insieme alla cazzo di cane, giusto per far vedere alla prof che avevamo fatto qualcosa, però in linea generica... Cos'è? Perché qualcuno lo fa veramente? Apparentemente. Apparentemente. Some people go to bed and just sleep. <laughs> apparentemente. Le persone vanno a letto e dormono. They don't plot a seven book epic fantasy series. No, non creano un una serie di sette libri fantasy. Or softly broil in existential dread. O si crogiolano nel brodo di pensieri di esistenza. Every they made? O ripercorrono ogni sbaglio che hanno, mai, che hanno fatto nella loro And vita. They wake up e si svegliano <ride> freschi. I just... It a bit fake. Sembra finto. <ride> È vero, ci sono, ci sono quelli che lo fanno, io no, io prima di dormire mi ci vuole sempre mezz'ora perché parto con la testa e faccio dei viaggi interspaziali, ma ho conosciuto persone, tra, tra Naomi una di quelle, che dorme come chiude gli occhi, come chiude gli occhi lei dorme, è una roba incredibile, io non so che cazzo di superpotere abbia, lei mi fa notte, io notte e lei un secondo dopo... <sussurra> Io non so come sia possibile che lei chiude gli occhi e dorme. È già in fase REM. Co come hai fatto? Qual è il tuo super potere? A me io ci metto mezzo. Cioè, la mia transizione da sveglio, dormiveglia e addormentato funziona così. Sono sveglio, sto guardando la TV, non so che cazzo, oppure l'ho appena spenta. Chiudo gli occhi, penso a cose che hanno un senso logico. Penso a cose che hanno un senso logico. Non so, videogiochi, film, storie, ricordi, fantasie, immagini, ricreo delle avventure di qualsiasi tipo nella mia testa, eccetera, eccetera. Set, grazie di Satan Passa un po' di tempo. I miei pensieri diventano illogici. Penso a cose che non c'entrano un cazzo. Cioè, comincio a fare pensieri completamente casuali su cose casuali, che non hanno un senso logico. Penso a cose che non hanno nessuna attinenza con la realtà, che non hanno nemmeno nessun senso. Ripeto momenti che non hanno nessuna attinenza con quello che stavo pensando prima. E quello è il momento in cui mi sto per addormentare. E poi mi addormento. <ride> Mas, grazie per gli otto, a volte capita che vado, comincio a pensare a cose casuali. Poi mi risveglio un attimo e dico: no, ma che cazzo c'entra con quello che stavo pensando prima? Torniamo a pensare alla cosa che pensavo prima che aveva senso. Ritorno, faccio passi indietro. Torno a pensare a cose logiche, mi ria ricomincio a addormentare e tornano i pensieri randomici. <ride> e poi dormo. E poi dopo. Faccio... Prima c'è un momento di nulla cosmico, un momento di vuoto, proprio di, di, di buio assoluto. Poi partono i sogni, che sono tutti a cazzo. Sogni completamente casuali che non vogliono dire niente. Sogni che Super C17 con Bulma e, e tuo suocero andate alla sagra del tortellino di Castel Pusterlengo dove incontrate eh, il tuo trisabolo che ti racconta di come una volta con due fogli di carta è riuscito a fregare MacGyver. Cioè, sono i sogni sono i sogni che non vogliono dire un cazzo di niente. Io mi Sempre i sogni, quelli il problema. Li dimentico subito dopo. Ma me li ricordo sempre i sogni e non hanno mai un cazzo di senso. Non hanno mai un cazzo di senso. Io me li ricordo, poi mi discordo perché quando ti svegli poi te li dimentichi perché il tuo cervello è programmato per dimenticarsi i sogni che hai fatto. ma il tuo cervello, come ti svegli, fa partire una serie di meccanismi biologici che dice sostanzialmente: Ok. Sti cazzi quello che hai sognato, dobbiamo concentrarci sulla realtà che stiamo vivendo adesso. Quindi, di conseguenza, tra le cose che devi fare le cose che pensi, ti dimentichi completamente il sogno che hai fatto. Infatti ti capita il pomeriggio ogni tanto di dire cazzo avevo sognato stanotte e non ti ricordi più. A meno che non ti focalizzi sul sogno che hai fatto. Se la mattina pensi subito al sogno che hai fatto, te lo ricordi. Perché dici cazzo che sogno della mica che ho fatto e ti, vieni, ti ricordi. Oppure quando fai sogni porno. Quelli te li ricordi sempre. È una cosa incredibile. Cioè. Realisticamente parlando, se uno ti vedesse da fuori, ti vedrebbe te a pancia in giù che stai strusciando il pisello dritto contro il divano. Però tu questo non lo sai perché stai dormendo. Quindi i sogni porno sono incredibili, quelli te li ricordi sempre. E la cosa più brutta è che quando ti svegli dici no! Perché? Che cazzo? Vaffanculo! Ovvio, è una cosa orribile. Quando ti svegli con i sogni porno, è una cosa orribile. E lì tutto perfetto. Oh, cazzo! Vaffanculo! Perché mi devo svegliare adesso? Devo tornare a dormire e poi torni a dormire e ho sogni cose orribili, tipo cani scuoiati. E tu dici, ma perché? Oppure quando fai un sogno porno, stai per trombare con, un... stai per trombare con una ragazza e poi il sogno cambia completamente. Dici, perché? Perché? Come sono finito al pub con i nani del signore degli anelli? Due secondi prima mi stavo inchiappettando Scarlett Johansson. Che cazzo ci faccio qui? E così. che... E' che... Quindi... storia di vita di tutti i giorni. Barba scura che ci fai. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? I'm ma non è vero mai! Non è vero mai nella vita! Che cazzo dici? Che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Grande Cemaggi! Maggi! Grande è tornata la petto! No ragazzi, non ci credo, <ride> grande, è tornato Bocciaman, minghia Benvenuti ufficialmente al collegio 2001 Benvenuti ufficialmente alla mafia 2001, no ragazzi, ma che cazzo dite? No ragazzi, io, io non ci credo, no, non ci crederò mai Do Dov'è, dov'è, dov'è? Dov Barba scura, ti prego, ho visto un video, sei al collegio, ti prego dimmi di sì Dimmi che sei al collegio e non è un montaggio, ti prego. <ride> no, no, raga, io voglio saperlo adesso. Io adesso voglio saperlo. <ride> voglio sapere perché. Se è un montaggio, io lo devo sapere immediatamente. Se, conosci Barbascura? Sì, cioè, no, non di persona, però sì, ogni tanto ci scriviamo. Però io assolutamente voglio sapere se è vero o no. Totalmente. Fallo ripartire eh, eh, perché vuoi analizzare la situazione? Eh, ragazzi, però, questa è una classe. Ragazzi, questa è una classe e io non so, io, questa è una classe raga ed effettivamente sembra un'aula. È il trailer ufficiale. No, ragazzi, che cazzo dite? Io non ci posso credere che barba scura sia al collegio. No, raga, non ci voglio credere. C'è una bambina. Una bambina, raga, una bambina. Dipende cosa intendiamo per bambina. Magari una di quella. Ma, ragazzi, ripeto, magari. Magari non è vero. Non lo so. Però uh, molti dicono che è reale, raga. Quindi, cazzo, è che ti dica. Però se c'è, io lo voglio sapere. Totalmente. Totalmente. Ma che cazzo. Ah, cazzo, vai, ai, 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 ui, ai, ai. Che paura, ma. Mamma... Questo è quello che. Succede quando vedi la prima volta la tua ragazza struccata nel letto la mattina quando vi svegliate, <ride> questo è quello che è. Antonio. Grazie per i 13 di risalto. Tanto, ci avete mai fatto caso che ci sono alcune ragazze che truccate stanno peggio che struccate. A me non so perché, a me le ragazze spesso e volentieri mi piacciono molto struccate più che truccate. Perché dipende come sono. Cioè, tipo, ci sono quelle che hanno le ciglia che sono sottilissime e tipo le occhiaie che sembrano dei panda. E allora quelle stanno bene truccate, sì. Però ci sono quelle che struccate stanno bene, truccate sembrano Izma delle follie dell'imperatore. Perché? Mi prego, perché? Ci sono quelle che struccate stanno da Dio quelle truccate poi è fastidioso quando si truccate perché non vi possiamo nemmeno leccare la faccia quindi è stra fastidioso <ride> non io che per dar fastidio a Naomi le lecco l'occhio però <ride> non so perché ho scoperto che a no, Naomi da fastidio quindi da un po' di tempo che non lo faccio però inizialmente le leccavo sempre l'occhio quindi le dà fastidio quindi <ride> Una mucca. <ride> Ma perché è divertentissimo. Ma è divertentissimo. Dovete provare. Andate dalle vostre ragazze e leccate di l'occhio. È divertentissimo. <ride> è divertentissimo. Dovreste provarlo. Quali ragazze, Vabbè, ma non importa che sia la tua fidanzata, vai da quelle casuali e fallo, non è che li vedono accongiunti vite, che cazzo sono, un varano, cos'è la saliva, eh, i batteri, che cazzo sono, un drago di comodo, li vedono accongiunti vite. Quando la ragazza che si veste sempre oversize indossa una tuta attillata, questo l'abbiamo già visto. <ride> Pensavo fosse piatta <ride> che cazzo. Ma io pensavo fosse completamente piatta. Ci sono quelle che barano. Ci sono quelle che barano che hanno delle tette abnormi. Ma si vestono con la maglietta larga e quindi sembrano piatte. Perché si vergognano del fatto che hanno delle tette gigantesche. Questa cosa è scandalosa e vergognosa. Io penso dovremmo introdurre il DDL Andrea, una legge che per le ragazze che hanno superato la terza devono essere obbligate a vestirsi attillate, perché non è giusto coprire le tette. Coprire le tette è un reato contro l'umanità, quindi non bisogna coprirle se superano una certa dimensione. Ma cosa no? Sì, assolutamente. Ma che cazzo? Ma scusa, voglio dire. La mia calcolatrice conosce qualcosa che noi non sappiamo. 1 <ride> più uno uguale tre sopra le tette grandi sono meglio certo perché così ti allatti è più divertente <ride> è più divertente ti mettili a titare anche tu Oh mio dio, se, pa più passa il tempo, più sto diventando un maniaco sessuale. Andrea, ma dai, ma smettila, non rompere i coglioni adesso. Non dirmi che se sei una ragazza con le pere giganti, non vuoi farti dare il latte. Smettila, eh, non rompere i coglioni. Non mentire, lo sappiamo tutti che è così. Nessuno lo dice, ma è così. Come lo sappiamo benissimo, è quando la tua ragazza ha latte a la tuo figlio, tu vorrai l'altra tetta La barba è smettila. nel canale TikTok del collegio. Anch'io non volevo crederci. Beh, fatto per bellissimo. la cronaca non so se li vedrai, ma ho fatto altri pelusci amigurumi S0ero che riesci a vederli su Reddit. Vabbè, ma guarda che se ci sono li vediamo sicuramente. Martina. grazie per il siero. Allora ci sarà sicuramente, che figata, dai. Sarà lì solamente per una puntata, immagino, ospite, però sarà fighissimo. Ah... <susurra> Andre non molto tempo fa sono uscito con una tipa sudamericana peruviana dalle foto era un bel bocconcino mm -hmm. Ma al momento dell'incontro a un sushi beh ti garantisco che ho dovuto bere 5 birre per <ride> vederla almeno Almeno negli occhi però portava la 4 di misura sapevo dove guardare a cacà Lì, lì è inevitabile lì non riesci a evitare Cioè non ce la fai Cioè se ti arriva la ragazza con le pere giganti in mezza scollata dove cazzo guardi ma non, non ce la fai Cioè sei così ci riesci. Mi... Ciao Devi fare proprio Ciao. Diventa difficilissimo guardarla negli occhi Devi fare così Ciao Sarà la prima cosa che vi... Ciao, piacere, mi allatti Che poi io, dai Adesso noi saremo anche dei maniaci. Ma non rompete i coglioni voi altre! Perché io lo so benissimo che voi altre con quella latteria della granarolo vi mettete tutte con le pere mezze sme. Perché lo sapete che poi noi guardiamo! E non fate finta anche voi! Eh? Oh cielo! Ho oh una nonna, mi sono messo scollata fino a qua! Oh cielo! Ho oh un appuntamento con te mi stai guardando! Ma non, non dite cazzate! Non dite cazzate! No, non che volete essere molestate, ma non dite cazzate perché se uscite con un ragazzo che vi piace, voi mettete la mercanzia in mostra. Non dite cazzate. Non dite cazzate. Perché io, io vi sento. Io, io non sono sordo. Io vi sento voi quando voi vi riunite da Primark. Che, che parlate, perché io sono cresciuto in mezzo alle donne. Io ho acquisito la capacità di ascoltare quello che dite. Io vi sento tra voi che dite: ma secondo te questo jeans mi sta bene sul culo, eh? Guarda, questo jeans mi sta bene sul culo, mi fa vedere bene il culo. No, perché le tasche spesso mi coprono il culo. Questo jeans è sul culo, mi sta bene, me lo fa bene il culo. Io vi sento, io non sono sordo, io lo so che cazzo dite voi altre. Quindi voglio dire, non fate finta, eh? Per cortesia. <ride> Adesso arriverà domani la clip su TikTok. Andrea dice che le donne si vestono scollate, quindi è colpa loro se le volete. Arriva domani sicuramente la clip. Arriverà sicuramente domani questa clip. Se lei è incinta. You, se lei è incinta con le, tue, con le tue informazioni genetiche. You shall instantly leave the <ride> <ride> Che strozzato, oh mio dio! Misogino! Oh, Dio, tecnicamente non è misoginia. Buongiorno, Andrea. Ho una domanda per vaso. Hai mm? un fratello? No. Se si potresti dirci chi è? Eh, ma non ce l'ho, quindi. <ride> Mamma mia, grazie per l'anno. Eh, ma non ce l'ho. Se avessi un fratello, ve l'avrei già fatto vedere da un po'. Credo cioè, non credo che avrei mostrato a tutti mia sorella, ma il mio fratello sarebbe rimasto nascosto nell'ombra. <ride> Se avessi un fratello, ve lo avrei già fatto vedere. Però poveretto, sai che problemi d'autostima che avrebbe? Poverino, cioè, a me come fratello, poveretto, gli sarei superiore in tutto. Poveretto, dai, sarebbe pieno di traumi, cioè. Meglio così, meglio così, poverino. Cioè, voglio dire, dopo verrebbe su con dei complessi di inferiorità nei miei confronti. No, no, me meglio di no. Meglio di no. <ride> oh Santissimo! Quello l'abbiamo già visto. Differenze, non ne vedo. <ride> Anch'io, come il bambino, da ba magnavo di brutto. Quindi, effettivamente. Se sembra la versione del bambino cresciuto con la barba. <ride> che brutta persona che sei, moltissimo. Tantissimo. Me lo dicono spesso. Andrea, Io ma non dirà nessuno. Docteo, allora, sei terapiatista? Tanti da per chi lavori. <ride> Anche cioè, questa clip. Fa, per favore, grid, c'è è una vita di speranza, è una sola serata. Eh. Ci manca aspetta. solo sei che terapiatista. terapiatista, dai, per favore. Eh, ah, è questa clip l'ho vista sei un miliardo di volte. Allora, eh... <ride> 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 questa clip l'ho vista ovunque. Se, se. Picero? No. Ah, questo si sì, me la ricorda Youtube Poop. Vuoi? No, no. Se rido, Il video finisce e mi esplode anche il culo. No, questa Youtube Poop è fatta troppo bene. Lei è Rosy, tecnica con la C. Rosy. La prima a portare nelle case italiane la figa. Vi tornerà contento anche Marcel. Il primo italiano a 100 metri di miglia. Ma la più felice sarà la figa di Rosy. Sus, aspiri. Scegli la figa. Scopo nei negozi TIM. Tim. Ma visto sta YouTube. Puh, era bellissima. Da fofa. Da fofa. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sonda. E vive. Metto gli occhiali. <ride> Ogni cosa che ci circonda nasce da un sonda. <ride> Perché la situazione si fa difficile. Okay. Ogni cosa che ci circondi è un sogno. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformando in un nuovo mondo. Un... <ride> Il nostro viaggio nel tempo, trasformando in un nuovo mondo. <ride> Non me la ricordo più, su YouTube. La tecnologia oh, hybrid è di serie su tutta la gamma. Mi sconfigo, Tulla. Mamma. Ora voglio, voglio quell'auto. Questa pubblicità è perfetta. Questa pubblicità è perfetta. Sai che ha detto alla fine? Aspetta. Mi scuso, tua mamma. Oh dio, Santissima. Era Aspetta. bellissima, Leandro. Grazie, felice che fai. Grazie per il sub. E papere, fate la sub che comprai me gratuita. Se no, costa solo 4 euro al mese. Come direbbe Tata Lucia. Atom, grazie per la sub, Martino, Grazie mille, per la sub. Oh, Mamma mia. <laughs> <laughs> oh, my dear. <God. laughs> <laughs> Yo. Hi. Are you a parking ticket? Because, like, you've got fine written all over you. My dog just died. <laughs> scusami chiedo scusa mi ha fatto ridere come l'ha detto oh ma mi ha fatto ridere come l'ha detto dai così a cazzo così all'improvviso senza ragione mi è morto il cane Oh, Deus Santíssimo. Mas por que eu rindo por esta coisa? Eu dei problemas.